Oggi voglio raccontarvi una cosa abbastanza imbarazzante, che forse è capitata anche a voi. L'altro giorno dovevo controllare l'orario e per sbaglio, e sottolineo per sbaglio, ho aperto Instagram. Ho visto dei meme, dei video, ho aperto un gioco, YouTube, e senza accorgermene sono stato quasi un'ora attaccato al cellulare. E sicuramente mi è capitato altre volte, però nell'ultima mi sono davvero reso conto di quanto sia assurdo rimanere attaccati davanti al cellulare quasi come ipnotizzati per un'ora. E questo mi ha fatto riflettere sul rapporto che ho con la tecnologia. Ne faccio un uso consapevole? Quotidianamente, quando usiamo telefoni, PC, veniamo bombardati da 100.000 input. Come notifiche, messaggi, pubblicità, nuovi post. L'80% di questi input sono inutili e viene chiamato rumore digitale, che è soltanto una fonte di distrazione. Il restante 20% invece comprende tutto ciò che è utile e che ha un impatto positivo sulla nostra vita. E trovo molto molto interessante la filosofia del minimalismo digitale, che porta a semplificare questi 100.000 input che riceviamo quotidianamente, in modo tale da vivere con più consapevolezza questo mondo digitale e quindi sfruttare i vantaggi della digitalizzazione senza rimanerne intrappolati e distratti. E sul canale vorrei documentare il mio percorso, che ha l'obiettivo di capire ed applicare la filosofia del minimalismo digitale, per acquisire più consapevolezza delle tecnologie che quotidianamente utilizziamo e che ormai sono anche indispensabili. La prima tappa di questo percorso è stata ripulire il mio computer. Buttare file, riorganizzare le cartelle, creare un cloud. Volevo avere uno spazio di lavoro semplice, dove poter lavorare al meglio in maniera ordinata. E adesso vi mostro il risultato finale del mio decluttering, che è un modo figo per dire che ho riorganizzato il computer. Innanzitutto comincio mostrandovi il mio desktop, che è abbastanza semplice, pulito, minimale. Di solito è la parte più confusa, piena di file inutili. C'è sempre un casino e per me era anche così. Però ho cercato di ripulire il tutto tenendo quanto più minimale e semplice possibile la schermata. Vi mostro più nel dettaglio come ho organizzato la schermata. Qui sopra ho delle shortcut, quella per la tastiera, per regolare il Bluetooth, il Wi-Fi, poi ho anche qui il calendario, il meteo, la borsa. Comunque ho lasciato le shortcut più utili, quelle che utilizzo quotidianamente. Invece, per quanto riguarda la barra delle applicazioni, ho seguito la stessa filosofia e quindi ho eliminato un po' di cose inutili che non utilizzavo e ho lasciato soltanto le applicazioni per me indispensabili e che utilizzo quotidianamente, come Final Cut per montare, Photoshop per le grafiche, copertine, Google Chrome che è il mio browser, Notion che è il programma con cui prendo appunti, Spark per le mail, il calendario. Comunque ho lasciato le applicazioni più importanti che voglio avere sempre a portata di mano. Ora vi mostro come ho riorganizzato i vari file che possiedo e ho seguito un obiettivo principale, che era quello di riorganizzare cartelle, sottocartelle e file in modo tale da poterli ritrovare con facilità anche a distanza di tempo. E tutti i file che possiedo e che tenevo in maniera disordinata li ho riorganizzati in tre tipi di archivio. Il primo è il mio PC, il secondo sono vari hard disk esterni. E il terzo è un servizio cloud online che mi permette appunto di avere un archivio digitale. Per quanto riguarda l'organizzazione del mio PC, ho due sezioni, la sezione scrivania e la sezione documenti. La sezione documenti comprende tre cartelle. Una è YouTube Archivio, dove ho dei documenti importanti legati al canale YouTube, poi ho una cartella personale e poi la cartella creatività, dove c'è una cartella con delle grafiche, perché ogni tanto faccio grafiche, fotomontaggi, mi diverto così. Fondamentalmente la sezione documenti, comprende dei file che non uso spessissimo,
ma che mi piace avere sempre a disposizione all'interno del mio computer. Senza internet, senza hard disk esterni, li ho qui sempre a disposizione. Comunque nel mio MacBook cerco di tenere pochissimi file, soltanto quelli indispensabili, più che altro perché non ho tantissima memoria, ho 500 giga e secondo me se riempio di stupidaggini il computer rischio anche di rallentarlo. Quindi cerco di tenere il minimo indispensabile, poi ho la maggior parte dei file pesanti su hard disk esterni. A parte il fatto che ha cambiato leggermente colore lo sfondo, passiamo adesso alla sezione scrivania, che è composta da tre cartelle. Una legata all'università, una YouTube e una ad altro, cioè si chiama così. Per quanto riguarda la cartella altro, all'interno c'è praticamente tutta la monnezza del computer, cioè a parte gli scherzi ci sono file o che sto utilizzando o che devo buttare o che devo catalogare. Dai, tutti abbiamo la scrivania e il desktop pieno di roba, pieno di file download, documenti vari, e io al posto di tenere tutto sparso e confuso nella scrivania preferisco avere una cartella dove ho tutta la monnezza qui all'interno e piano piano dovrò sistemare il tutto. Comunque la scelta di avere la cartella altro e per di più estetica e di ordine. Poi per quanto riguarda la cartella YouTube, all'interno o ci sono dei file che devo catalogare nei vari hard disk legati a YouTube, oppure magari dei file che utilizzo spesso per i miei video o anche qui per le copertine, cioè delle emoji che utilizzo spesso, le frecce che ogni tanto vedete nelle copertine. Adesso invece parliamo della cartella Uni, cioè quella legata all'università. E qui c'è un discorso abbastanza complesso che voglio farvi per bene. Allora, come vedete qui ho tre materie, che sono le materie ultime che ho seguito e di cui ho dato gli esami, e all'interno del PC ho vari file che mi servono per studiare, affrontare l'esame, ho tutte le informazioni e tutto il lavoro che giornalmente faccio per prepararmi all'esame qui a disposizione, sempre a portata di mano. E queste tre cartelle prevedono ad esempio file come una cartella con esami passati, dove ci sono tutti i vari esami precedenti che ho raccolto e che mi sono utili in fase di esercitazione per prepararmi al meglio, oppure slides, dove ho screen, slide delle lezioni condivise dal prof, e poi la cartella altro, dove ci sono varie informazioni, vari file che non sono classificabili, quindi li metto già direttamente in altro. E queste tre cartelle sono sincronizzate in backup con il mio Google Drive, e questo perché voglio avere tutto a disposizione sempre, e quindi magari sono fuori e voglio fare un ripasso, oppure magari non ho a disposizione il mio PC, riesco comunque a fare i miei ripassi, a ottenere tutti i file che mi servono, perché sono sincronizzati con il mio Google Drive. Poi, una volta che ho superato l'esame, cerco di eliminare intorno al 70% dei file che ho raccolto e che mi sono serviti per gli esami. Ad esempio, la cartella esami passati di solito la butto quasi sempre, perché ho finito l'esame e non mi interessa più avere una raccolta di esami passati. E così anche per tanti altri file. Il 30% che rimane di solito sono miei lavori, appunti personali, che mi dispiacerebbe buttare e che voglio conservare come archivio. E quel restante 30% di file che sopravvive comunque viene sempre eliminato dal mio PC, perché nel PC e nella scrivania tengo dei file che mi servono e che voglio avere sempre a disposizione. Però una volta che ho superato l'esame non mi serve più avere quel tipo di file sul PC. Quindi elimino in locale nel PC quel 30% che sopravvive, però faccio un backup di questo tipo di file in un hard disk esterno e poi comunque quel 30% rimane sempre sincronizzato sul drive. Da qualche mese a questa parte ho iniziato a utilizzare per bene Google Drive e trovo molto utile avere un sistema di storage in cloud online, perché magari ho dei file importanti e mettendoli online posso accedere a questo tipo di file da dove mi pare, quando mi pare e anche da qualsiasi dispositivo, magari anche non mio. E questa cosa la trovo molto comoda. Il mio drive è organizzato in maniera molto semplice. Abbiamo tre cartelle che sono YouTube, Uni e personale. YouTube ci sono dei file che utilizzo spesso e che voglio avere sempre a disposizione, quindi preferisco anche caricarli sul drive, tanto pesano poco. Poi ho anche la cartella personale dove ho i miei documenti come la scansione della patente, del passaporto, del codice fiscale, della mia carta d'identità. Comunque è utile avere una scansione dei vari documenti che si ha,
non si sa mai, potrebbero essere utili. Per quanto riguarda la cartella Uni, ho altre tre cartelle con le materie ultime che sto seguendo in università, econometria, macroeconomia e statistica economica, e sono sincronizzate col PC. E poi abbiamo la cartella già date con file, documenti, appunti di materie che appunto ho già dato, che ho superato, ma sono dei file che voglio conservare per archivio e chissà, magari in futuro potrebbero servirmi. Come servizio Google Drive mi sta dando un bel po' di soddisfazioni, anche perché per adesso ho il piano gratuito che è da 15 giga e mi basta, quindi non dico che sto scroccando Google Drive, però comunque già con 15 giga riesco a lavorare, riesco a conservare tranquillamente tutti i file importanti che mi interessa conservare online. E comunque per fare anche l'upgrade tra i vari piani dei competitors, secondo me Google Drive è quello più conveniente. E in futuro, chissà, se avrò bisogno, senza problemi potrei fare anche l'upgrade a 100 giga di storage. E poi un'altra cosa che mi piace tanto di Google Drive è che puoi utilizzare gratuitamente i corrispettivi programmi di Google, di Word, Excel, PowerPoint. Google appunto ha i suoi corrispettivi, che sono totalmente gratuiti. Ed è anche comodo perché se scrivi un file su quel formato, tutti possono aprirlo perché tutti hanno Google ed è anche gratis. E in più puoi lavorare tranquillamente in team con altre persone, quindi puoi fare un foglio condiviso e in più persone lavorare contemporaneamente allo stesso documento. Io per dire attualmente con un foglio condiviso mi sto organizzando le vacanze con i miei amici. Comunque mi trovo bene con Google e con Google Drive ed è un ecosistema che mi sta aiutando parecchio anche nel mio processo di digitalizzazione, che mi sta portando a convertire quasi tutto il mio sistema di produttività online o comunque in digitale. Ed è comodo perché sono più flessibile, ho tutto in backup salvato, tutto online. Mi basta soltanto un computer e riesco a lavorare tranquillamente. Comunque, approcciandomi alla filosofia del minimalismo digitale, ho anche imparato a cancellare tantissimi file che prima non eliminavo. E non eliminavo più che altro per paura di perderli, perché pensavo che magari in un futuro potevano servirmi chissà quando e come, e in realtà poi non li ho mai utilizzati. E sto cercando appunto tramite questa filosofia del minimalismo digitale di eliminare tutto il superfluo, tutti quei file che in realtà non mi servono e che tengo soltanto per paura di perderli. E sto eliminando tantissimo, 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 molto di più rispetto a prima. Ed è una cosa che mi è utile perché comunque conservare tanti file implica intanto un consumo di giga perché devi tenere quei file in archivio. E in più file hai, più è difficile organizzare quei file perché ne hai tantissimi. Pochi è più semplice organizzarli, no? E quando hai tanti file, poi è più difficile, che ne so, tra un anno o due, recuperare dei file che ti possono servire, perché sono in mezzo a tantissimi altri file inutili che non utilizzerai mai. Personalmente non ho un criterio preciso con cui cancello i file. Di solito preferisco eliminare tutti quei file che sono facilmente reperibili online o magari dei file che forse probabilmente mi potrebbero servire. E una volta che faccio questo tipo di pensiero, già so che quel tipo di file non lo utilizzerò mai al 99% e quindi lo elimino. Tengo soltanto quei file che sono già sicuro che utilizzerò e so già come mi potranno essere utili. Quei file lì li conservo, li archivio per bene e in più conservo anche quei file che mi fa piacere tenere, come ad esempio appunti costruiti con fatica e sudore che ho il piacere di conservare, o magari foto di viaggi, documenti che ho scritto e che voglio conservare. Può sembrare un po' troppo drastica la decisione di eliminare quasi l'80% dei file che hai utilizzato, ma che sai che probabilmente non ti saranno più utili. Però questa filosofia intanto mi introduce un po' di più al minimalismo digitale e in più mi semplifica tantissimo la gestione dei file. Ovviamente è una scelta, eliminando dei file perdo qualcosa, però se sono bravo a fare delle buone scelte e a eliminare con criterio, non ho problemi perché sto eliminando file che molto probabilmente non mi servono. E per adesso questo criterio molto selettivo e molto rigido ha più benefici, che svantaggi e quindi attualmente preferisco continuare su questa filosofia.
E questa è una prima tappa di un lungo cammino che piano piano mi porterà a capire meglio la filosofia del minimalismo digitale. E come argomento mi interessa parecchio e in futuro vorrei approfondire altri aspetti, come i social media, il cellulare, le mail. Vorrei approfondire vari aspetti della digitalizzazione e capire come affrontare la digitalizzazione in maniera più minimalista e quindi semplificare i 100.000 input che riceviamo quotidianamente e quindi acquisire più consapevolezza degli strumenti digitali che abbiamo a disposizione. Comunque, voi fatemi sapere se l'argomento vi interessa, perché appunto a me interessa parecchio e in futuro sul canale mi piacerebbe approfondire altri aspetti del minimalismo digitale. Quindi fatemi sapere nei commenti, anzi, se avete qualche feedback sono ben accetti. Detto questo, vi ringrazio tantissimo della visione e noi ci vediamo al prossimo video.